Nuovo appuntamento, assessore, sempre molto sentito in città. Che cosa attendersi in questa edizione? Sì, il Pigro è una delle manifestazioni più belle della città di Teramo. L'amore per Ivan Graziani è un amore che va supera sempre i confini del tempo, dello spazio, quindi anche quest'anno con delle modifiche importanti, perché il Pigro torna in teatro, torna alle origini, torna in teatro comunale, lo fa attraverso quindi un'edizione più raccolta, più intima, diciamo, sul premio, attraverso degli ospiti molto molto importanti come Angelina Mango, che credo abbia una sorta di, cioè venga solo a Teramo nel periodo che separa Sanremo, che ci separa da adesso Sanremo, Rita Pavone, chiaramente Filippo Graziani e tutta un'altra serie di ospiti che poi verranno pian piano svelati. Quindi veramente un'edizione molto molto ricca, con questa particolarità: si torna al comunale per rendere molto più intima l'esperienza del Pigro. La piazza è sempre un'esplosione di gioia, però in qualche modo l'edizione sulla piazza vede chiaramente tanti passanti, tanto, tanto movimento, e perde un po' di intimità. Ecco, questo era l'obiettivo di quest'anno.